caso, tu sei un po' il pioniere del vintage. Come è nata questa tua intuizione? Più di 40 anni fa ho iniziato a incuriosirmi, era il tempo delle radio libere, era il tempo in cui io facevo una trasmissione di moda in questa radio libera, ho iniziato a andare al mercatino a Bologna, ho iniziato a cercare delle cose e a capire che era un mondo interessante e ho iniziato sia a comprare per rivendere ma anche a comprare e collezionare, che è poi stata una delle mie grandi intuizioni. In che modo il vintage oggi può ancora condizionare la moda di domani? In un modo molto semplice. Noi abbiamo bisogno di vedere il nostro passato, abbiamo bisogno di guardare indietro nel tempo per poi creare delle cose nuove. Nel tempo passato c'è stato più tempo fisico di lavorare anche attorno agli abiti. Tanti abiti sono stati lavorati da degli artigiani che ci sono stati settimane, cioè non mesi per farli. Il tempo del passato oggi si vede in un qualcosa di artigianato di alta qualità e questo può servire per ricostruire magari in maniera industriale, in un modo nuovo, in un modo tecnologico, ma con la base del passato. È basilare. Stai lavorando a questo progetto, no? Adesso abbiamo la cartolina, siamo a Lugo di Romagna, esatto. Non ci possiamo andare. Ho realizzato questo Vintage Palace, che è una struttura di 3 piani, 1200 metri quadrati, dove c'è solo gli abiti vintage in vendita. Poi a fianco ho recuperato un ex orfanotrofio, che è 2500 metri quadri, ristrutturato tutto e all'interno messo 120.000 capi, che sono la mia collezione, che fanno parte della storia della moda. È come se fosse un grande museo della moda. È come se fosse un grande museo. Vintage. È che il museo, l'idea del museo è che tu vedi tutte le cose nei manichini. Non è così, anche perché 120.000 certo, capi sono, è una biblioteca. Una biblioteca. Paragono spesso a una biblioteca dell'abito. 2 giorni di grande vintage a Padova, qui al San Gaetano, oggi e domani. Grazie, buongiorno Mattino. Buongiorno.